Ciao, benvenuti in questo nuovo video. La scuola sta riniziando e non c'è modo migliore di iniziare se non con una bella storia. Per questo oggi vi racconterò quella di Guizzino. In un piccolo angolo di mare viveva una volta un numeroso branco di piccoli ma felici pesciolini. Tutti erano rossi, tutti tranne Guizzino. Guizzino era nero come un pezzetto di carbone. Inoltre era il più veloce e il più curioso di tutti. Un brutto giorno però un enorme pesce capitò in mezzo al branco. «Fuggiamo, scappiamo!» gridarono tutti. Ma in un sol boccone il grosso pesce inghiottì tutti i piccoli pesciolini. Solo Guizzino, che era molto veloce, riuscì a sfuggirgli. Solo, triste e impaurito, fuggì via nuotando nel grande mare. A un tratto però cominciò a guardarsi intorno e pian piano la tristezza svanì nell'osservare le meraviglie che erano nascoste nel profondo del mare. Wow, che belle le stelle marine! Wow, che perle meravigliose! Disse con gli occhi lucidi per l'emozione. C'erano pesci di tutte le grandezze e di tutti i colori, rami di corallo variopinti come caramelle, alghe verdi e azzurre. Un giorno, mentre girovagava per l'oceano, improvvisamente Guizzino incontrò un altro branco di pesciolini rossi, proprio come i suoi fratelli che aveva perduto. Tutto felice si unì a loro e pieno di entusiasmo li invitò ad andare con lui ad esplorare il grande mare e le sue meraviglie. Ma essi avevano paura e un piccolo pesciolino gli disse: «Ma no, 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 dobbiamo restare qui. Là fuori i grossi pesci ci mangiano. Lì non siamo al sicuro». A Guizzino dispiacque molto che i suoi nuovi piccoli amici perdessero così l'occasione di esplorare il vasto oceano. Però ad un tratto gli venne un'idea. Disse ai pesciolini di stringersi uno vicino all'altro secondo un ordine prestabilito. Ognuno occupò il suo posto, formando un branco che aveva la forma di un grande pesce, un pesce gigantesco, fatto da tanti piccoli pesciolini rossi. Solo l'occhio mancava. Allora Guizzino disse: «Io che sono tutto nero farò l'occhio e farò ben attenzione che nessuno ci attacchi». Così il branco si avventurò nel mare e nessuno ebbe il coraggio di attaccarlo. Anzi, i grossi pesci scappavano via quando lo vedevano. I piccoli pesciolini rossi, travestiti da pesce gigante, esplorarono tutto il grande mondo intorno a loro, sentendosi sicuri e forti, perché erano uniti. Ecco, vedete, uniti è più bello. Questa storia ci insegna che è l'unione che fa la forza. Sarà un anno molto particolare questo. Ci sono tante nuove regole che dobbiamo rispettare, che però servono per sconfiggere il coronavirus, che è proprio come un grande pescione. Ma insieme possiamo sconfiggerlo, proprio come Guizzino e i suoi amici, i pesciolini rossi, che unendo le forze sono riusciti a combattere la paura e ad andare ad esplorare il grande mare. Bene, spero che la storia ti sia piaciuta, buon inizio anno, un grande abbraccio virtuale a tutti, ciao e al prossimo video!